interpretare in questo momento le emozioni dei napoletani che ho visto in queste ore, signora Roma. Oggi si ha quasi la sensazione che per qualche attimo il tempo si possa fermare e le nostre emozioni, le immagini che guardiamo diventano immortali. Perché credo che consacrare oggi formalmente la sua storia, la sua vita, la sua arte, la sua umanità, la sua sensibilità, la sua profondità, il suo sguardo, il suo cuore, il suo corpo, con questa città che ha radici eterne, è come rendere immortale per sempre Sofia Loren nella città di Napoli. Quindi io credo che oggi è veramente un giorno in cui le parole lasciano spazio al cuore, perché quando osservi, come noi credo tutti abbiamo fatto, le emozioni di bambini di 7-8 anni, con emozioni di persone che hanno 80-90 anni, vuol dire che sei entrata nella storia di tutti. E non è più un fatto di contemporaneità delle generazioni in cui si è potuto vedere la sua arte, i suoi film, la sua bellezza. E poi veramente lei incarna per noi tutti il corpo di Napoli. In Sofia Loren c'è il corpo, c'è il cuore, c'è la testa e c'è l'anima di questa città eterna. Oggi è un giorno davvero storico per Napoli, quindi sto per leggere quell'atto fondamentale, quella pergamena che consacrerà per sempre il legame di Sofia Loren con la città di Napoli. Delibera numero 483 del 4 luglio 2016, la giunta su proposta del sindaco, previsto che la signora Sofia Loren, nome in arte di Sofia Villani Scicolone, nata a Roma, una delle più celebre attrici della storia del cinema mondiale, figlia di madre napoletana e cresciuta a Pozzuoli, che ha sempre intrecciato la sua splendida carriera professionale con la città di Napoli, attraverso interpretazioni memorabili di film che hanno avuto autori, registi e ambientazioni scenografiche riguardanti la nostra città. Considerato che Sofia Loren ha ricevuto i massimi riconoscimenti artistici e professionali nazionali e internazionali, come dimostrano gli Oscar, il Leone d'Oro della Mostra del Cinema di Venezia, il Davide di Donatello, la Coppa Volpi, i Nastri d'Argento, la Palma d'Oro a Cannes, il Golden Globe e innumerevoli altri premi che hanno costellato una carriera assolutamente unica ed irripetibile, che ha attraversato vari generi cinematografici, tra i quali la commedia italiana, con ruoli brillanti, diretta magistralmente dall'indimenticato Vittorio De Sica, o al fianco in tanti film del grande Totò, ma anche ruoli drammatici che hanno valso unanimi giudizi della critica mondiale, quale ad esempio La Ciociara, dove grazie alla sua interpretazione intensa e ineguagliabile sono ben evidenziati e racchiusi gli orrori e le sofferenze causate dalla guerra. Rilevato che Sofia Loren ha manifestato da sempre il suo immenso affetto e il suo indissolubile legame con la nostra città, con la quale ha stabilito infatti in vari momenti della sua attività legami unici attraverso interpretazioni ad esempio di personaggi creati dal genio del grande drammaturgo Edoardo De Filippo, come Filomena Marturano o Matrimonio all'Italiano, recitando con un altro grande attore, Marcello Mastroianni, anch'egli molto legato a Napoli e al suo territorio, sabato, domenica e lunedì, al fianco del compianto Luca De Filippo, che ha profuso grande passione umana e professionale per portare la cultura di Napoli nel mondo intero, essendo lei stessa universalmente identificata quale donna e attrice napoletana. Che Sofia Loren ha dimostrato grande vicinanza a quella che lei stessa definisce la mia Napoli, la città che mi riporta alla mente la mia fanciullezza e la mia gioventù, la città che ella ha difeso strenuamente, per esempio quando ha presentato al Teatro Mercadante l'anteprima del film La voce umana, diretto dal figlio e regista Edoardo Ponte. In tale occasione Sofia Loren, commuovendosi, ha rifiutato gli stereotipi attribuiti a Napoli e gli attacchi mediatici di cui spesso è oggetto, perché ha affermato: quando sento parlare male di Napoli la difendo come si fa in una famiglia. I napoletani spesso mi mancano. Che costituisce motivo di grande orgoglio per la nostra città annoverare tra le sue figlie migliori Sofia Loren, autentico e assoluto patrimonio di Napoli e dell'intero nostro paese. Sofia Loren ne ha fatto conoscere attraverso la sua inarrivabile espressività recitativa l'immenso patrimonio artistico, contribuendo in modo determinante all'affermazione della migliore immagine della nostra città. Ritenuto che si vuole fermamente rinsaldare ufficialmente in modo indissolubile il legame di profondo affetto e amicizia tra Napoli e Sofia Loren, a tal proposito quindi il sindaco, rendendo doveroso e sentito omaggio al suo attaccamento e al suo amore
della nostra città ed interpretando la volontà dei cittadini napoletani intende conferirle la cittadinanza onoraria. Delibera conferire per i motivi esposti in narrativa all'attrice signora Sofia Loren la cittadinanza onoraria quale pubblico attestato dei sentimenti di amicizia, stima, gratitudine, ammirazione e affetto della città di Napoli. Maschio Angioino, 9 luglio 2016, il sindaco Luigi Angioino.